Sua Altezza Serenissima, guardiano delle tradizioni di Pencot, il Maharaja di Pencot, Zalim Singh. E quello sarebbe il Maharaja, un ragazzino. Magari è uno che gli piacciono le donne più vecchie. Il capitano Blumbart mi stava raccontando un po' della interessantissima storia di questo palazzo e l'importanza che ha avuto nell'ammutinamento. Sembra che gli inglesi non riescano a dimenticare l'ammutinamento del 57. Già, beh, ecco, io credo che ci siano altri eventi precedenti l'ammutinamento, di più di un secolo fa, diciamo, ai tempi di Clive, che sono anche più interessanti. E quali sarebbero questi eventi, dottor Jones? Se la memoria non mi inganna, questa zona, questa provincia, era il centro delle attività dei Tudor. Ah, il serpente a sorpresa. Qual è la sorpresa? Dottor Jones, come lei sa perfettamente, il culto dei Tug è ormai scomparso da oltre 100 anni. Naturalmente. Si trattava di un culto vergognoso che offriva alla dea Kali sacrifici umani. Provvedemmo noi a far piazza pulita. Beh, evidentemente le storie dei Tug sono molto dure a morire. Non ci sono più storie, sono finite. Ma non ne sono tanto sicuro. Noi veniamo da un piccolo villaggio e gli abitanti ci hanno detto che il palazzo di Pencot da qualche anno sta riacquistando il potere di un tempo grazie a un'antica maledizione. Chiacchiere di paese, dottor Jones. Si tratta solo di superstizioni e folklore. Sta cominciando a spaventare il capitano Blumbart. Oh, non a spaventarmi, signor primo ministro. Anzi, direi... direi a interessarmi. Che c'è? Lei non mangia? Gli scarafaggi li ho già mangiati a colazione. Dammi il cappello. Perché? Ce devo vomitare dentro. Sai, in quel villaggio ci hanno anche detto che quelli del palazzo di Pencot hanno rubato qualcosa. Dottor Jones, nel nostro paese non è consuetudine che un ospite insulti il padrone di casa. Mi dispiace. Non ha detto che si trattava di folklore. Mi scusi, signore, non avrebbe qualcosa di più semplice? Non so, un brodino. E secondo questi paesani, che cosa sarebbe stato rubato? Una pietra sacra. Ha sentito, capitano? Una pietra. C'è qualcosa che collega la pietra di quel villaggio alla vecchia leggenda delle pietre sacre di Shankara. Dottor Jones, tutti possiamo essere vittime di malevoli pettegolezzi. Se non ricordo male, in Honduras lei fu accusato di essere un profanatore di tombe anziché un archeologo. Beh, in quell'occasione i giornali ingigantirono molto l'incidente. E non fu il sultano del Madagascar che minacciò di tagliarle la testa se avesse rimesso piede nel suo paese? Non si trattava della testa. Allora la sua mano, magari? No, no, non era la mano, era il mio... Fu tutto un equivoco. Esattamente come succede qui, dottor Jones. Io ho sentito le terribili storie del culto dei Tug. E credevo che si raccontassero solo per spaventare noi ragazzi. In seguito ho saputo che la setta una volta esisteva davvero e che compì misfatti inauditi. Mi vergogno molto di quello che è successo qui tanti anni fa e vi posso assicurare che una cosa del genere non si ripeterà durante il mio regno. Se vi ho offeso, maestà, allora chiedo scusa.
il dessert. Cervello di scimmia semifreddo. Mm.